Ragazzi, sono le 9 di sera e adesso vi faccio vedere Vanessa che è da più o meno le 8, se non prima, vi faccio vedere dov'è. Buongiorno amore, buongiorno e finalmente è arrivato il tuo primo giorno di scuola. Allora, tu stanotte non hai dormito niente. No, non lo sapevo se mi ero mezzanotte e sono andata a dormire l'ultimo orario che ho visto erano le 3.22. Lo so. Ma non c'ho sonno, sono svegliissima. Sei svegliissima, sì, sei svegliissima perché sei eccitata. Speriamo che tu sia eccitata così per 9 mesi, sì. Senti. Cosa fai? Ti cambi prima? Sì. E poi vieni giù a mangiare qualcosina, eh? Non tanto, però no, qualcosa aspetta. La mangi. Prima mi lavo i denti, mi lavo la faccia, maglietta, vabbè. Mi vesto, poi profumo e mi trucco. Ok, trucco. Ti trucchi. Poco, metto il luce da labbra. Pochissimo, eh? Ecco. E poi metto l'acqua nella cartella. Nello zaino. E la merenda? Ce l'hai già? No, la merenda. Va bene, ma dov'è la cartella? Ti avevo portati giù ieri. Oh, dai, va bene. Ti aspetto giù. Beh, io vado giù a bermi un caffè, poi salgo anch'io, ovviamente. Se vieni, vieni, se no poi ti arrangi, tanto sei grande, ok? Ciao amore. Buongiorno! Non ci credo! Ma dormivi 5 minuti fa? Sei già vestita? Ciao! Come stai? Bene. Tu hai dormito bene? Hai dormito tutta la notte, vero? Sì. Sei contenta? Sì. Oh, che bello. Ciao, amore mio. Ciao. Hai voglia di fare un po'... Sì, hai freddo. Metti subito il grembiule e la felpa. Sì. Hai voglia di far colazione? Un pochino? Un poco. Una sola piccola cosa, ok? Oh! Ila, sei già giù, amore? Sì. Che brava bimba che sei. Allora, facciamo... colazione con i tarallini? Il grana non lo vuoi? Non ti va proprio? Ok. Vorrei darti i pantaloncini un pochino più lunghi, ma poi ci usciranno 25 gradi, amore. No, non è che poi hai freddo, amore, no? Eccoti, ciao amore. Allora, è prestissimo stamattina, sono le 7 e noi dobbiamo essere a scuola di Anastasia alle 8:30. Sì, prima da Ani e poi da te. Comunque... 8:20. Sì, bravissima, che stai facendo colazione come piace a me, con un salato, ottimo. E niente, dai, ti lascio fare colazione, poi ti lavi i dentini e andiamo, dai, Massimo, aspettiamo un po' in macchina, che stamattina so già che sarà così e da domani no. Buona colazione, tesoro. Sì, perché poi da domani ci si rilassa e per farvi tirare su dal letto sarà tutta un'altra storia, mannaggia. Poi no. Magari no, invece, L'emozione della prima media invece potrebbe farci cambiare routine. Buona colazione, amore, a dopo. Grazie. Allora ragazze, siamo pronte per andare al nostro primo giorno di scuola? Tutto bene? Sì. È un po' prestino, Però vabbè, il nostro primo giorno è sempre così, insomma. Comunque, vabbè. Oggi passi a prendere il libro di inglese? Sì, più tardi esco e te lo vado a vedere se c'è e per te quello di scienze. Ok? Tu allora il temperino l'hai recuperato, giusto? Sì. Tu ce l'hai il temperino? Mamma, aspetta, oggi è mercoledì? Mercoledì c'era musica il giorno. Vabbè, ma amore, ma oggi è il primo giorno di scuola, non abbiamo ancora l'orario, eh? No. Scrivi tutto sul diario, quello che ti dicono le maestre, comportatevi bene e tu, vabbè, tu conoscerai i tuoi primi professori, poi mi racconterai tutto, va bene? Contente? Sì. Acqua ce l'avete? Sì. Ce l'ho messa? Ok, buon primo giorno allora. Grazie. Buon primo giorno, bimbi. Allora, siamo arrivati davanti alla scuola di Anastasia e quella vecchia di Vanessa, amore, ti manca? Okay. Un po', dai. E niente, Anastasia, buon inizio. Grazie. Comportati bene. Sì. Ascolta le maestre, non ridere, non scherzare, no. Quando le maestre parlano devi stare sempre molto attenta. Sì. Sei contenta, amore? Sì. Ci vediamo alle 4:30. Sì. Yeah. Amore. Ma quella sala è iniziata la prima e andava in terza. No, quarta. Quarta, sì. No. Sì, perché adesso lei fa la terza. E tu fai la prima media, hai fatto quarta e quinta. Sì. Sì, Anastasia è entrata. Adesso tocca a me, sono troppo felice. E non vedo l'ora di iniziare a vedere le professoresse e i nuovi compagni. E ci vediamo dopo allora. Ciao! Eccoci pronti, amore. La gioia in persona. Allora, amore, io ti saluto qui.
va bene? Mm-hmm. Buon primo giorno delle medie, stai tranquilla, stai serena. Amore, che viso... No, perché sono i bambini. Cosa? Perché sto arrivando dei bambini. E ci vediamo a luna. Cosa vuoi da mangiare? La carbonara? Sì. Va bene, però la faccio quando arrivi a casa, perché altrimenti non è più buona. Ciao amore, buona giornata, buon lavoro. Cucciolini, Vanessa è entrata e oggi inizia il suo primo giorno alle medie. Era molto agitata, stanotte non ha dormito niente e io anche di conseguenza. E a luna esce, vediamo com'è andata. A dopo. Cucciolini, ciao! Sono le 12.30 e tra mezz'ora Vanessa uscirà dal suo primo giorno di scuola, quindi sto andando a prenderla e non vedo l'ora di sapere com'è andata. Ma voi, quando avete iniziato il vostro primo giorno di scuola? Scrivetemelo nei commenti. E soprattutto, se c'è qualcuno tra di voi che ha iniziato le medie, come si è trovato? Com'è andata? Scrivetemelo nei commenti. Ok, cucciolini, mancano 5 minuti, sono fuori dalla scuola di Vanessa e adesso vado a prenderla. È arrivato il momento di sapere com'è andata il primo giorno della prima media. Cucciolini, sto andando e veramente manca pochissimo. Speriamo che sia andata tutto bene, incrociamo le dita. Ecco ragazzi, è uscita Vanessina e adesso ci facciamo raccontare tutto. Sono uscita dalla scuola, adesso vado a casa, mangio e poi vi racconto tutto. Allora Vanessa, non riesco a parlarti oggi, sei stanca? Probabilmente, hai sempre fame poi. Allora, raccontami un po' com'è andata oggi, dai. Allora, siete entrati con quale prof? Allora, ci ha accompagnato la prof di musica. Sì. Con, non so cosa dire, perché è tipo uno di sostegno. Ma che non è di sostegno, aiuta, no? Ma aiuta la maestra, sì? Tipo aiuta la maestra, capito? Ok, con questo professore che sostiene la maestra, che poi affianca la maestra. E anche un'altra che affianca la maestra, ma che fa anche di sostegno. E poi c'è una proprio di sostegno. Ok, che di un bambino. Quindi ci sono più professori in una classe durante una materia? Sì. Ma questi professori che affiancano la prof ci sono anche nelle altre lezioni? Mm-hmm. Tutte le professoresse. Ottimo. Sì, ci aiutano magari mentre facciamo qualcosa, magari li tengono sotto controllo. Sono bravi? Sì. Che impressione hai avuto di questi primi professori che hai allora conosciuto? Quella di musica, che era prima, è ricciolina con i capelli rossi, un pochino rossi, sì. Ed è severa ma brava, cioè non si fa rispettare. Vanessa, si fa semplicemente rispettare, perché i professori se non si fanno rispettare dagli alunni sin dal primo giorno, come anche i genitori, gli mettono i piedi in testa, quindi ha detto subito tutto quello che doveva dire, vi ha messo in riga, però se vi comportate bene sono bravi, è ovvio, no? Poi quella di tecnologia gallina, che è bravissima, si chiama Rega. Raga? Rega. Rega? Allora Rega. Davvero? Sì, ma è giovane? Non lo so, 30 anni secondo me. Quindi 30 anni è giovane secondo te? Sì. Ah, ecco, meno male, perché sennò io ero con un piede in una fossa. È bravo, molto. Sono contenta. Ed è di tecnologia. Sì. Quindi per lei ci sarà da acquistare del materiale per mercoledì prossimo. Sì. Ce l'hai solo il mercoledì, quindi. Mm-hmm. Ma avete già un orario? Mm-hmm. Sul diario? Mm-hmm. Ma vi è andato diario. Il diario? Sì. No, c'è il diario se vuoi da prendere, ma io ce l'ho già, quindi no. Ah, quindi non è obbligatorio quello dell'istituto? No, si paga. No, a parte quello, ma è obbligatorio? Perché a me stamattina qualcuno mi ha detto che è obbligatorio quello della scuola. Ah, quindi va bene il tuo? Sì. Avete già detto alla prof che alcuni di voi hanno il loro diario? Sì, perfetto, sì. Perfetto. Poi c'è quella di inglese. Sì. Che sembra mia zia. La zia Patrizia, hai detto, vero? Le assomiglia? Sì, anche simpatica, normale come lei. Oh, tranquilla. Sì. E inglese ogni quanto lo fate? Perché tu fai inglese potenziato. Forse anche domani. Immagino. Non lo so. E avete fatto le... prendiamo questo block notice dove abbiamo scritto le cose. Vai. Oh, finalmente apriamo lo zaino. L'abbiamo chiuso ieri e oggi lo apriamo. Vediamo un po'. Ah, ci sono gli orari. Sì, domani, domani subito alle 7.55 c'è lingua inglese. Quindi quando entra la prof cosa gli dovete dire? Buongiorno. In inglese. Good morning. Good morning. E poi ci mette lei in un posto che ha scelto lei. Ah sì? Sì, poi alle 8.50 c'è italiano. Alle 9.45 matematica. Due ore.
alle 10.40 ancora, no, due, no, l'intervallo. Ah, poi c'è alle, sì, alle 11 matematica, alle 11.40, vedi? Cos'è approfondimento? Non lo so, approfondimento di qualcosa. Ma oggi l'avete fatto? No. Vedi, oggi era questo. Ah, oggi avevamo italiano. C'è approfondimento e poi italiano. Oggi ma c'è noi italiano. Non abbiamo fatto italiano. Vabbè, ma amore, però c'è la musica, perché sei entrata alle 9. Ah, hai vero. Capito? Quindi era l'ora dopo. Quindi sì, poi abbiamo fatto tecnologia. E ancora tecnologia. Lingua e poi inglese e basta. E poi siete usciti. Ma quindi questo è già l'orario definitivo? Sì. Wow, quando hai ginnastica? Educazione domani. Fisica, venerdì. Domani. Venerdì, alle... amore. Ah sì, dopodomani alle 9.45. Ma un'ora? Sì. Fate solo un'ora di educazione sì. fisica? Ah no, due. Infatti. Ah, prima e dopo... Cioè, dopo l'intervallo ancora. Prima e dopo l'intervallo. Vi fanno riposare un po', così poi con lo stomaco pieno del paninazzo. Poi c'è religione e poi c'è lingua inglese. Beh, bello il venerdì, dai, rilassante il venerdì, educazione sì, religione. Fisica. Religione. Quella con i capelli bianchi. Che abbiamo incontrato quando siamo andati a mangiare fuori, vero? Sì, io non ho ancora visto quella di matematica e quella di italiano. Eh beh, sì. Hai visto solo quella di musica e quella di inglese? No, sì, e tecnologia e quella di palestra. Ah, quella di palestra. Alessandra, sì. Ah. Sei contenta, Vane? Poi non lo so che cos'è questo approfondimento. Non lo so nemmeno io, vedremo. Un'ultima cosa, ma quindi domani c'è da portare i libri di quelle materie? Sì. Tutto? Perché io porto. Te ti manca inglese però. No, a me manca scienze. Ah, te scienze, domani non hai scienze. Ok, va bene. Ok, cucciolini, è giunto il momento anche dell'uscita di scuola di Anastasia. Siamo qua fuori, io e Vanessina. E adesso aspettiamo che esce e ci facciamo raccontare anche come è andato il suo primo giorno di scuola. Ma eccoti qua, finalmente. Allora, siete uscite da scuola, vi siete mangiate il mondo. Dico solo che sono le 6:10. E non sono ancora riuscita a chiederti com'è andata oggi il tuo primo giorno di scuola in terza elementare. È andato bene. È andato poi bene. Abbiamo cambiato la classe. Davvero? Non siete più nella classe dell'anno scorso? No. E dove siete? Sempre su però? Sì, sempre su. Allora, qua c'era la nostra classe, poi dove c'è il bagno. Sì. Di là, e poi qua c'erano le classi, noi abbiamo quella di là. Ma è più piccola? Sì. Per forza, siete in 11. È già buono che non vi hanno messo nello sgabuzzino, amore. Insieme alle scope e alle palette. E ti piace la nuova classe? Sì. Allora, diciamo che quindi due compagni se ne sono andati, anzi sì. Tre. Sì, sì. E poi ne è arrivato... Ma non era più di uno nuovo? Non erano più di uno? No, era solamente uno. C'è solo un tuo compagno nuovo? Ci hai parlato un po'? No. No, niente? No. Va bene. Che impressione hai avuto? Nessuno. Tranquillo? Sì. Ok. Mentre, cosa avete fatto oggi a scuola? Che ancora non me lo hai detto. Allora, abbiamo fatto niente. Poco. Con la maestra d'italiano cosa avete fatto le prime ore? Avete parlato un po' delle vacanze? Ah, cioè vacanze, sì, poi il libretto, l'abbiamo letto una pagina e basta. Qual è il libretto? Il libro, quello Io credo in me. Ah, è? Che bello. E poi anche abbiamo giocato, cioè, sì, vabbè, la merenda che abbiamo giocato... Però prima della merenda abbiamo fatto inglese. Ah, bene. Forse non inglese, un'altra, credo. Ah no, dopo sì, poi c'era inglese con la maestra d'inglese, quella di Vanessa. Quella di Vanessa? Sì. Perché c'è lei quest'anno? Sì. E ti sei trovata bene con la maestra d'inglese di Vanessa? Sì. Ok. Sì. Bene, sono contenta. Quindi sarà la tua maestra d'inglese quest'anno? Sì. Oh mio Dio. Quindi hai due maestre dello scorso anno di Vanessa, inglese e religione. Sì. Caspita. Non lo sapevo questo qua d'inglese. Bene, bene, mi fa piacere. E poi, quindi avete fatto un po' d'inglese solo con la maestra sì. Stefania? Sì, poi dopo la cena... Cioè, vabbè, la cena. Il pranzo... Ah, ora lo prendiamo con i vassoi. Davvero? Siete diventati grandi. Già dalla terza iniziano i vassoi. E com'è andata? Bene? Sì. Oh, piano piano, sì. Cerca di non inciampare. Lo fanno due alla volta. Ah, gli altri si siedono e due alla volta... No, c'è una cosa lì dove prima metti il piatto tipo per aspettare gli altri che mettono tutto. Sì. E aspetti di metterci quello tipo. Uh-huh. E lì abbiamo aspettato, abbiamo preso quello, poi abbiamo fatto religione. Sì. Ma non tanto, abbiamo scritto delle parole. E poi avete guardato un dentato piccolino. Ah. E abbiamo guardato un film. È stata una giornata molto leggera, sì. Dai. La maestra di matematica sappiamo che ancora sì. non c'è, che è in vacanza. Poi abbiamo...
giocato al gioco del gessetto e poi siamo andati a casa. Senti, hai avuto caldo? No. Sei stato bene? Caspita, meno male, perché oggi faceva un po' caldino verso le prime ore del pomeriggio. Sì. Non hai mai tolto il grembiule, quindi? No. Ok, sei contenta che è iniziata la scuola, che tu insomma avresti fatto qualche giorno in più di vacanza? Sì. E invece adesso sei contenta, hai rivisto i tuoi compagni, hai ricominciata la routine, perché a casa dopo un po' ci si annoia, sì. Giusto? Sì. Adesso hai già cenato, avete già cenato perché avevate una fame bestiale, tra poco ti vai a fare la doccia e poi diamo i saluti finali dopo la doccia nel letto, perché io penso che stasera sveniamo nel letto prestissimo, perché stanotte Vanessa non mi ha fatto dormire perché era sempre sveglia. Tu dormivi, hai dormito benissimo, ma lei, Anastasia, continuava ad alzarsi, andava in bagno e le dicevo: Vanessa, smettila. Ma no, mamma, non è per la scuola. Certo che era per la scuola, era emozionata per il suo primo giorno alle medie ed è andata bene anche a lei. Insomma, a dopo. Ciao. Ragazzi, sono le 9 di sera e adesso vi faccio vedere Vanessa, che da più o meno le 8, se non prima, vi faccio vedere dov'è. Ani, andiamo a dormire, la prima giornata a scuola è finita, fortunatamente. Vanessa è stanchissima perché stanotte non ha dormito e si è addormentata molto presto. Sono contenta, così domani mattina è bella riposata. Adesso vai a dormire anche tu, perché dobbiamo alzarci presto, perché tu devi venire con noi domani mattina, ok? Sì. Eh? Ciao cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video e comprate le nostre unghie su www.vanityglow.shop. Ma non solo le nostre unghie, ma anche preordinate le nostre magliette entro il 30 settembre, perché poi non ce ne saranno più. Ciao! Buongiorno cucciolini, e anche questo primo giorno di scuola è arrivato. Oggi 11 settembre, scrivetemi nei commenti chi come noi inizierà la scuola questa mattina. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a svegliare Vanessa e Anastasia e vediamo come affronteranno questo primo giorno di scuola. Buongiorno, sei sveglia? Ci stai provando, amore? Primo giorno tu sei sempre la prima, poi dal secondo in poi no. Sveglia, amore, a scuola. Ani, buongiorno. Ciao, amore. Ciao, ciao, amore mio. Ani, primo giorno di scuola. Suona la campanella. Drin, drin, drin. Dai, su, su, che sono già le 7 passate. Dai, non faremo mica tardi il primo giorno di scuola. Anastasia. Cucciolina della mamma, non vuoi alzarti? Non vuoi andare a scuola? Eh? Sì? Ti aiuta la mamma a prepararti? Mi stanco, piccolino mio. Ani, andiamo a vedere se è arrivata la fatina, che ieri ti è caduto il dentino. È dentro la scatoletta. Non hai messo qui il dentino? Sì. Vediamo. Li ha portati! Quanti? Attenta a non perdere il dentino. Vedi che c'è il dentino qua dentro. Rimettilo qua. Oh, quanti sondini ci sono? Sei contenta? Eh? È stata brava la fatina? Sì. Oh, che bell'inizio dell'anno scolastico. Con i soldini. Fa vedere quanti sono. Mamma mia, quanti soldini questa fatina. Ma quasi quasi perdo anche io un dentino, va? Sì. Buongiorno, amore, anche a te. Siete pronte? Eh? A mettere il grembiule. Mamma mia, mi viene la pelle... Sì, certo. Sì, ma non è che è cambiato molto, eh? Non è che è diventato super morbido. Il grembiule è il grembiule. Ti regalo questa. No, amore, io non li voglio. Io voglio... Il mio regalo è... No, amore, che carina che sei. Tienili tu, sono tuoi i dentini. Sono tutti tuoi, va bene? Adesso... Sicuramente l'hanno fatti... Cioè, tu lo guardi, neanche lo vedi. Sì, è piccolissimo questo dentino. Però la fatina sa tutto, eh. Guardate... Cucciolini come piccolo, mettilo sulla mia mano. Era minuscolo, ma era proprio minuscolo. Secondo te si era sgretolato, ne avevi già perso qualche pezzo. Eh sì. Vero? Perché sì, cioè... ma che non adesso ho detto, ma è l'unghia.
Ah, l'avevi vista in macchina quando andavamo a Gardala? Ma va, sembrava un'unghia. In effetti, invece no, era il tuo dente. Adesso andiamo a lavarci? Sì. Brava, li mettiamo qua il dentino? Sì. Ule. E anche i soldini li mettiamo lì e poi li ritiriamo quando torniamo oggi a casa? Da scuola? Ok. Dai, mettili qua. Vane, tu ti sei già lavata? Anche i denti? Hai fame? Mangiamo qualcosina poco poco? Dai. Guarda me. C'è una crepe, volete che ve la faccio la divide? No. Anche tu? Allora dobbiamo andare a preparare lo zaino, dimmi amore. Cioè la merenda. Quando sei a scuola me li metti dentro. Faccio io. Sì, va bene. Dai, facciamo veloce, a che Vanessa vuole andare. Vane, guarda che fa caldo, mettiti un paio di calzettini corti. Guarda che oggi ci saranno 29 gradi. Vane, perché devi soffrire? Fregatene. Ma non so, ma cosa sono leggere? Ma sono lunghe. Devi stare con la calza e le scarpe. Va bene, andiamo. Pronte? No. Ma dai, che belline che siete, brave con la coda, così non patirete molto il caldo. Dai, su che andiamo a fare gli zaini, le merende. Anastasia, non ti sporcare la maglietta, stai con la bocca sul lavandino, dai. Brava. Allora, amore, che merendina vuoi? I Ritz, il panino col prosciutto, la crostatina, cosa vuoi? Vuoi il panino col prosciutto? Brava amore mio. E da bere l'estate o l'acqua? Guarda che l'estate poi diventa caldo. Ma come vabbè? Ok. Cosa prendi per merenda? I fonzi? E i baci? E i due baci. E l'estate? Sì. Prendine due allora, ok? Due baci. Due bacetti anche tu, dai. Prendili anche per la va. Ah, Ani, prendili tu. Prendo uno. Uno solo, infatti. Ok. Prendi anche l'acqua, Vane, che è importantissima, Pronte, cucciole? Sì. Aspetta, Anastasia, ti mancano le scarpe. Le scarpe? Non fa palestra. Portale, portale, le appendiamo, sono dietro di te. Dai, siete pronte? Sì. Siete emozionate? È prestissimo. Andiamo. Allora, cucciolini, segnate questo orario, 8:20 di lunedì 11 settembre, perché da domani inizieranno i ritardi. Ragazzi, buon inizio scolastico. Siamo davanti alla scuola e come immaginavo non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Perché oggi è prestissimo, sono le 8:05 minuti. Ci sono le maestre? No, è arrivata solo un'ora. Ah sì? Ah sì, è vero, magari qualcuno è già dentro oppure stanno per arrivare. Allora, la contentezza da 1 a 10? 10. Ani, quanto sei contenta da 1 a 10? 10. 10, ok, questa domanda ve la rifarò domani e dopodomani e così via per i prossimi 9 mesi, va bene? Allora cucciolini, avete sentito la votazione di Vanessa e Anastasia? 10 al primo giorno di scuola. Scrivetemi nei commenti se secondo voi da domani in poi il voto sarà ancora 10 e scrivetemi anche voi quanto siete felici di ricominciare la scuola. Lo so che non tutti di voi inizieranno oggi, c'è chi inizierà domani, chi il 13, il 14. Scrivetemi anche la data del vostro inizio. Adesso andiamo giù perché Anastasia vuole andare giù, prendere un po' d'arietta fresca. No, magari vedo le maestre passare. E le saluti. E ci vediamo all'uscita di scuola, va bene? Sì. Buona scuola, bimbe mie. Grazie. Fate le brave, state sempre attente quando mangiate e quando bevete. Mi raccomando. Lo so, Ani. Lo so. Sono la quinta. Ma niente, non c'è età. Bisogna sempre fare attenzione, ok? Sì. Ciao, ciao. Buongiorno ragazzi, è ora di andare a prendere le bimbe a scuola. Vediamo come è andato il primo giorno di scuola e soprattutto come hanno potuto sopportare questo torrido caldo. Bentornata a casa, amore. Com'è andata oggi? Bene. Bene, ha fatto tanto caldo. Lo sai che io ero molto in pena per te, Vanessina, perché oggi faceva veramente caldo, amore. Hai sofferto tanto il caldo, dimmi la verità. No? Si stava bene, quindi in classe? Sì. Vi hanno fatto togliere il grembiule? L'avete addirittura lasciato a scuola voi il grembiule, vero? Allora, che cosa bisogna portare domani? A scuola? Allora, un po' di quaderni a quadretti, non ricordo quanti ora. Poi ci doveva essere una copertina arancione. Arancione?
non ce l'abbiamo la copertina arancione. Domani vado a comprarla. Adesso vado a vedere però nell'elenco delle copertine se c'è quella arancione, perché dovrei avere ancora il foglietto. Ok, ma io non tutti i libri? Tutti i libri, Dio mio, domani sarà... Come farai a portarla? Guarda che sono tanti. Vabbè, allora, tutti i libri, va bene. E a scuola hai mangiato? Ti vedo un po' stanca, ma ti ha morso una zanzara qua sopra, Anastasia. Cominciamo a gonfiarci? Cioè, qui ragazzi ci sono 40 gradi. Madonna, qua sopra, adesso ti faccio una foto, sei tutta gonfia. È pronto da mangiare? Quasi, amore, quasi. Ho fatto le polpettine nel sugo, però mi mancavano le uova, sono andata a prenderle e le ho messe. Adesso tra un po' mangiamo, va bene? Hai fame? Se vuoi mangiare qualcos'altro, nel frattempo puoi anche chiedermelo, Cosa? Pastina. Ma dopo le calabre? Ma no, basta. Beh, Vanessa, tu non mi hai ancora raccontato niente di scuola di oggi. Buono, amore. Anche la verdura? Brava, amore. Allora, chi mangia tutta la verdura stasera avrà una sorpresa. Quindi dopo cena voi andate a farvi la doccia, io vi preparo questa sorpresina e poi mettiamo nello zaino quello che vi hanno chiesto le maestre per domani. D'accordo? Ok. Ma poi adesso la sorpresina ce la puoi vedere? Sì, sì. Oggi? Sì, sì. C'è una super sorpresa. E mi è sembrato di aver visto un gatto. Ma era proprio un gatto. Allora, tu pensi di aver indovinato? Perché mi hai chiesto il regalo con quale iniziale iniziasse, appunto. E io gli ho detto la W. E lei dice che sono i waffle. È un cibo, secondo te? Appunto. È un cibo. Anastasia, è una sorpresa. Quindi non posso dirti che cos'è. È un cane. Quando avrete finito di mangiare. E poi ricordati che soltanto chi finisce la verdura, cosa che tu non hai ancora finito, potrà usufruire. Cosa stavi ballando? Fammi vedere che ballo stavi facendo. Date cadere la lavastoviglie. Guarda, che mi sono scherzata. È un ballo nuovo. No, mi sto scherzando, è un ballo. Vediamo, Ani. Guarda, Ani, vieni qua. Sei ferma. Così? Oh, no, 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 no. Riesce a prendere? No, 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 si spacca la schiena. Pesa 12 kg bagnati. No, ma non deve farlo. Ho capito che lo fa, ma gli viene l'ernia. No, no, basta, stop. Guarda, guarda. Guarda che tu cadi, io lo so. Ma come fa? Pesa 12 kg. Oh, brave, così vi voglio. Amorevoli tra di voi. Anastasia, guardami, finisci la verdura. Guardami. Finisci il tuo dito. Allora, Vanessa, dai, fallo, dai, fallo uscire. Dai, no, fallo uscire. Cos'è sta? No, sbagliata a fare. Anastasia, Vanessa ha finito tutto. Tu invece stai facendo l'oca ed è ancora tutto nel piatto. Quindi, Vanessa, complimenti, tu riceverai il premio. E Anastasia ti guarderà. Sembra ubriaca stasera. Ma che è successo oggi a scuola? È già tornata il primo giorno ubriaca come al suo solito. Non era più così prima, Dai, amore, mangiala. Fidati che ne varrà la pena. Ne varrà la... Bravissima! Bravissima! Guarda che Vanessa ha mangiato tutto. No, così non si mangia, Guarda. Lo so. Schifo. Anche quella mela. No, è tua quella. Ah. Tu non l'hai portata la mela. Ma cos'è sta cosa? Che cosa? Non mi vuole. Va bene, allora dai, Ani, finisci tutto perché poi faccio vedere i nostri cucciolini se hai finito. No, guarda che è un waffle. No. È un waffle. E tu cosa avevi capito? I wafer? Sì. No, i waffle. Le bimbe hanno indovinato e sono i waffle. Quindi adesso mi tocca farglieli perché hanno mangiato tutto. Ma non ho più voglia, però io li devo fare perché gliel'ho promesso. Quindi mangiami i waffle e poi facciamoci raccontare da Vanessa un po' come è andata a scuola perché non l'ho ancora capito. I waffle che ha fatto mammina? Adesso vi dovete dare una mossa, fare lo zaino e andare a dormire. Ma non siete stanche che stamattina siete andate a scuola? Ma come no? Anastasia, prendila con le manine e mangialo. Dai. Fatti io, Ma che brava. Però l'impasto è veramente burroso. E latte?
L'impasto è burroso e quindi non lo farò mai più. Avete finito di mangiare il wafer, adesso facciamo immediatamente lo zaino perché si va a dormire. La maestra Laura ha scritto di portare i quaderni sia di testi che di grammatica. Vai. Ok. Più guarda il diario perché tu hai anche già l'orario provvisorio, giusto? Io 6 quaderni, tutti i libri. Okay, allora guarda, vieni e con me. E dobbiamo portare anche la risma. Sì, la risma. Sì, la dai tu la risma. E chi la do la risma? La metti qua, poi domani mattina se c'è una maestra, me la dai. E la maestra domani mattina si porta le risme di tutti quelli che portano la risma? Ma oh, no, guarda che a me stamattina la maestra Elisa mi ha detto che in settimana portavamo tutto, non in un giorno solo, so. Vabbè, ma per cosa ti serve la risma? Fammi capire. A cosa serve la risma domani? Se tutti portate la risma avete 8000 fogli, cosa serve? La porti dopo domani. Dai, vieni a prendere i libri. No, tu. Ho detto. Io non so dove sono. Te lo faccio vedere, tesoro. Vieni, così per i prossimi giorni, fino a giugno, saprai dove sono. Dai. Arrivo. Muoviti. Sono andata oggi a scuola. Beh. Compagni nuovi? Sì. Come sono? Sto parlando con te. Come sono? Così. Così? Sei senza parole? Non puoi esprimerti? No, quindi abbiamo già capito come sono. Beh, hai detto che uno però è molto carino e dolce, no? Dolce, ma... Dolce, carino nel senso che dolce, non che bello, eh. Ascoltami, è andato tutto bene comunque oggi a scuola? Non ho parlato con te ancora. Ah, è vero. È andato tutto bene? Yes. Hai avuto caldo? No. Meno male, quindi l'unica preoccupata che avevate caldo ero io. Boh, meglio così, sono contenta. No. Cosa stai cercando da 8 ore? Uno sticker. No. Ci sono. C'è. Sì, ci sono. Ci sono. Controlla benino con quelle manine da fatina. Perché quello lì non va bene? No. La smetti di sculacciarmi tu? Guarda che qua l'unica che deve essere sculacciata sei tu. Togli immediatamente il cellulare. No. Ti ho detto. No, non trovo i libri. Sono dove c'è Vanessa. No. Ok. Allora, Ani, i tuoi libri e i tuoi quaderni? Sono tutti qua. Questi sono della Vane, quelli sotto sono i tuoi. Tutti questi, sono ma non puoi portare tutto, ma sei matta. Allora, volevo capire questa cartelletta, questa copertina arancione. Allora, arancione qua non c'è. C'è blu, verde, rosso, rosa, azzurro, giallo, bianco, Mizzica, che è scritto grosso come una capanna. E arancione, ma sai che non l'avevo letto? Cioè, l'avevo letto ma non ci avevo fatto caso. Ho messo questa scrittura. Sì, è vero, ha ragione, domani mattina te la vado a prendere. Dai che ti do una mano, va? Finito di fare lo zaino, Vane? Sì. Pesantissimo anche il tuo? Non riesco a mettere quella sul cilindro. Mettilo in un'altra tasca. Ci sono un sacco di tasche. Quello di Anastasia pesa 10 kg. La voglio vedere domani a portarlo. Esatto. Ma prova? Scusami. Ma dai, ma vola giù dalle scale. Vediamo la buonanotte perché è tardissimo, bisogna andare a nanna. Primo giorno di scuola concluso, finalmente. Adesso andiamo a dormire, immagino che voi siate stanche, io lo sono. Quindi... Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale. Non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma e papà.